io resto a casa. E l'invito, appello che lanciamo per queste giornate per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio, e ci aggiungiamo a tutti quelli che in questi giorni hanno voluto rilanciare questo appello, ma noi da casa, come Icaro TV, abbiamo scelto di farvi partecipi di questo nuovo programma, di questo nuovo contenitore che abbiamo voluto chiamare Artisti da Casa. Abbiamo coinvolto amici, artisti del nostro territorio che ci hanno mandato i loro contributi da casa e noi ve li condividiamo in questo spazio su Icaro TV. Musica, teatro, rappresentazione grafica, lettura, poesia, tutto questo è Artisti da Casa. Ma adesso lasciamo la parola a Francesco Tonti. Oh, buongiorno. Allora, in questa situazione c'è un sacco di gente che dice dappertutto, no? Dice, tieni duro! Che siamo abituati, no? Quando c'è una situazione difficile dice, tieni duro! E invece no, perché vedi, a tenere duro non serve a niente, perché in natura, se te c'hai una roba che spinge da una parte e tu gli spingi da quell'altra e resisti e tieni duro, si crea un attrito, cioè diventa una fatica, fai uno sforzo inutile. Nelle situazioni difficili, tenere duro ti fa fare solo più fatica. Se invece... Senti sta poesia che l'ho tratta dal mio libro, la traggo dal mio libro, che si chiama Fino a 100. Senti la poesia, L'ho scritta proprio pensando ai momenti di difficoltà. Tieni duro, gli aveva detto. Lo aveva ascoltato per mezz'ora. Parlava di un problema. E lui, salutandolo, gli aveva detto: tieni duro. Ma a tenere duro non si irrigidisce tutto? Non diventa più difficile? Come fai poi a cedere, aprire, mollare, trasformare? Lo aveva incontrato di nuovo e lo aveva ascoltato ancora per mezz'ora. Parlava del solito problema. E lui, salutandolo, gli aveva detto: tieni molle! Artisti da casa, buona serata. Thank you.
Davvero originale questo At Home di Federico Mecozzi, suonando su se stesso, violino e pianoforte. E ricordo che tutti i contributi che ci sono arrivati, che vi stiamo proponendo in questo Artisti da Casa, sono tutti realizzati appunto in modo autoprodotto, prevalentemente con smartphone e fatti a casa. Da Le tragedie in due battute di Achille Campanile. Dramma giallo. Personaggi: l'astuto poliziotto, l'assassino distratto, membri della famiglia, servitori, istitutrice, amici, eccetera, che non parlano. L'assassinato che non parla. La scena si svolge nel salone di una villa antica in cui è stato commesso un assassinio. E l'uccisore non può essere che uno dei presenti. L'astuto poliziotto, dopo aver tentato invano tutti i sistemi per scoprire chi fra i presenti è l'uccisore della vittima, ha un'idea. Con aria indifferente, chiama a bruciapelo. Uccisore, senta una cosa. L'assassino distratto, dica! Viene arrestato. Sipario. Ma rimaniamo nella musica e andiamo con Daniele Maggioli ad ascoltarci il suo Viale John Lennon. Salici fiore,
Ciao, io sono Alessia Canducci e oggi vi voglio leggere un libro senza figure, o meglio, il libro senza figure. Questo è un libro senza figure. Penserai che non è tanto divertente farsi leggere un libro senza figure. Forse ti sembrerà una cosa noiosa e seria. Solo che i libri funzionano così. Se il libro dice una cosa, la persona che legge il libro deve dire proprio quella cosa. Qualsiasi cosa. Questo è il patto, questa è la regola. E quindi, anche se il libro dice blurb, cosa? Ma che vuol dire? Blurb. Aspetta un attimo, cosa? Ma io non volevo leggere un libro così. Ma davvero devo dire tutto quello che dice il libro? Oh no. Sono una scimmia che ha imparato a leggere. Beh, io non sono una scimmia. E ora ti sto leggendo questo libro con la mia boccona da scimmia e il mio vocione da scimmia. Ma non è vero, io non sono una scimmia. Sì, sono una scimmia. Anzi, sono una scimmia robot. Cosa? E ho la faccia da muffin. Aspetta un attimo. Ma questo libro è uno scherzo. Posso smettere di leggere, per favore? No? E adesso ti canto la mia canzone preferita. Una canzone? Devo proprio cantare una canzone? Glu, 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 ho la faccia da gnu e mi mangio le formiche con ragù. Cosa? Ma che libro è questo? Ora posso smettere di leggere, no? Ci sono altre pagine? Devo leggerlo tutto? Il mio unico amico al mondo è un ippopotamo e si chiama Pippo Pupù. Pippo Pupù. E il bambino a cui sto leggendo questo libro è il bambino più fantastico della storia dell'universo. Vale anche per le bambine, eh? Davvero? Ed è anche il bambino più furbo, perché è il bambino che ha scelto questo libro anche se era senza le figure. Perché il bambino sa che questo è un libro che fa dire agli adulti delle cose sceme e fa fare dei rumori scemi, tipo no, 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 e adesso crocca pottumfidu aurru 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 miu 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 uok gnacchete gnitete gnocchete gnacchete flicchete flacchete beppo e caccabudino. Oh mamma mia. Per favore, questo libro non farmelo leggere mai più. È talmente scemo. Anzi, direi che è un'asinata, bella e buona. Ti prego, ti prego, ti prego. La prossima volta scegli un libro con le figure. Va bene? Perché certe cose sono davvero troppo ridicole da leggere. Fine. Zdon! Questo non lo volevo dire. Grazie ad Alessia Canducci per questo suo contributo, questo suo libro senza figure. Chissà la prossima settimana che cosa ci proporrà. Ed ora i Walking in Stockholm, da Piano Solo Trio, il disco di Massimiliano Rocchetta. Ad eseguircelo sarà proprio Massimiliano Rocchetta al pianoforte, da casa sua. Artisti da casa.
Ciao, alla prossima e ricorda, hashtag artisti da casa. Ciao. Ciao, sono Chiara Raggi e oggi vi faccio compagnia da qui, dal divano di casa mia, con il mio lacrimometro. Le lacrime sono nemiche acerrime di questo nostro strano tempo. Allora io decido di inventare un lacrimometro da regolare a tarda, secondo la capacità d'amare, poi mi metto in fila a farmi misurare. Le lacrime sanno di mare, scivolano in bocca come un temporale. Feste complicate per loro natura, rituali come una preghiera, in piena sincronia col battito del cuore, sempre in contrappunto con la ragione. È un lacrimometro magico che ci misura in centilitri, c'è una versione intascabile, scegli il colore che vuoi. Piangi la vita che dona l'amore, piangi la vita perché si muore, qui non si butta via niente, nemmeno le speranze. Poi ci sono lacrime d'autore, quelle che non possono restare mute, quelle che diramano notizie buone, tanto uniche da ricordare. Quella cui vuoi bene tieni un posto vicino, tanto è lo stupore che ritorni, bambino. È un lacrimometro magico che ci misura in centilitri, c'è una versione tascabile, ecosostenibile. Piangi la vita che torna all'amore, yeah.
abbraccio da qui che posso a tutti gli amici di Artisti da Casa. Ciao a tutti, sono Marco Moretti e questa è una specie di poesia. Non sono nato qui. Vengo dall'Oriente. Vengo da lontano. Vengo da un paese nascosto fra i boschi e le montagne. Nel mio paese vive la gente che non mangia. Nel mio paese vive la gente che non beve. Loro neppure respirano. L'unica cosa che si fa in quel posto è chiudere gli occhi e chiudere le orecchie. Poi si ascolta come sta battendo uno dei due cuori che ha ogni persona del mio paese. Così è il mio paese. Così è fatto il mio popolo. E così sono anche io. Ho due cuori, uno maschio e l'altro femmina. Un saluto da Artisti da Casa. Ci vediamo presto. Da Tragedie in due battute di Achille Campanile. La signora Amelia in difficoltà. Personaggi: la signora Amelia, il calzolaio. La scena si svolge nella calzoleria appartenente per l'appunto al calzolaio. All'alzarsi del sipario entra la signora Amelia. La signora Amelia, entrando: vorrei un paio di scarpe di serpente. Il calzolaio: non dite sciocchezze, signora. Il serpente non ha piedi. Sipario. Davvero una ricca varietà di contributi questi artisti da casa ci hanno mandato e vi possiamo offrire. E adesso con il poeta riccionese dialettale Francesco Gabellini andiamo a farci recitare da lui La Streda. Sastre se maracmant, sta attenti a traversè. Mi aspetti che, le chi si ferma mai, quando un nesciam azzora e ven qual don d'azzota, può capì se stradom, us vet vinente porca terra, ed in giù isbuse dalla volta de camsent. Ades e vien su un branco in bicicletta, si stesma chiesa sua, perché si ciapa, anche in bicicletta, e questo in si ferma, aspetta chi passa. Ades la svolta tipo, me da pidrulera, e che un paspio, a sta che finita stasera. Bisognaria trovare coraggio, buttessi in strada, ti dire chi sferma, se c'è psota un sal stress, vefni in galera. E però se si ferma, questi è mat, i va che per al curse, nana me aspetta. Ui di moment, cus putria passè, iei se da lang, è un rettilineo, amo se me, o da traversei che, le questa la sfurtò, non è che pos andetto in tunen post. Aspetta, a non menga pressia. L'avnirà poi un momento con passo più nissam. Ma questa fa lo sferma? Un fa senso la mena da passè. Prego. Chi me? No, io non devo mica attraversare. Grazie, è molto gentile, ma io, me, accoglia gli erbe, veo, e curtlei. Allo sempre dal bascoce, zac, un scarpen. Me mi sta se casco e che ti fa passare, che dopo ti guarda è per la passerella,
e chissà cosa chi pensa. Guarda quest con Clemens. Chi l'ha vestita, ma questa, la Croce Rossa? Ma fatti cazzo, va a parlare tu strada. Me aspetto che non venga più nessuno. L'avnirà po' chi va tutta maniera. Gli avrà da andare a dormire? Magari stanotte, te cor la nota, quando è scuro, us fa più fet, ecco allora, us fet più nessuno, la strada le svuida, e allora me, pianen, come un baghin rez, a passare la strada. Ecco, ringrazio gli amici del gruppo Icaro che mi hanno dato questa opportunità di poter far sentire la mia voce anche in questi momenti in cui siamo costretti a restare ognuno a casa proprio, giustamente. E grazie a questo bel progetto, hashtag Artisti da Casa. Marzo 2020. Questo ti voglio dire. Ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare. Stare dentro le cose, tutti fuori di noi, agitare ogni ora, farla fruttare. Ci dovevamo fermare. E non ci riuscivamo. Andava fatto insieme. Rallentare la corsa. Ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. E poiché questo era desiderio tacito, comune, come un inconscio volere, forse la specie nostra ha ubbidito. Slacciato le catene che tengono blindato il nostro seme, aperto le fessure più segrete e fatto entrare. Forse per questo dopo c'è stato un salto di specie dal pipistrello a noi. Qualcosa in noi ha voluto spalancare. Forse, non so. Adesso siamo a casa. È portentoso quello che succede. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni, pepite d'oro per noi, se ci aiutiamo. C'è un molto forte richiamo della specie, ora. E come specie adesso deve pensarsi ognuno. Un comune destino ci tiene qui. Lo sapevamo, ma non troppo bene. O tutti quanti o nessuno. È potente la terra, viva per davvero. Io la sento pensante d'un pensiero che noi non conosciamo. E quello che succede? Consideriamo se non sia lei che muove, se la legge che tiene ben guidato l'universo intero, se quanto accade, mi chiedo, non sia piena espressione di quella legge che governa anche noi, proprio come ogni stella, ogni particella di cosmo. Se la materia oscura fosse questo tenersi insieme di tutto in un ardore di vita, con la spazzina morte che viene a equilibrare ogni specie,
tenerla dentro, la misura sua, al posto suo, guidata. Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo. Una voce imponente, senza parola, ci dice ora di stare a casa, come bambini che l'hanno fatta grossa senza sapere cosa. E non avranno baci, non saranno abbracciati. Ognuno dentro una frenata che ci riporta indietro, forse nelle lentezze delle antiche antenate, delle madri. Guardare di più il cielo. Tingere d'ocra un morto. Fare per la prima volta il pane. Guardare bene una faccia. Cantare piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta stringere con la mano un'altra mano. Sentire forte l'intesa che siamo insieme, un organismo solo. Tutta la specie la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo, a quella stretta di un palmo, col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci ha interdetto ora. Noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui più attenti, credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo. Quanto è triste stare lontani un metro. Abbiamo appena ascoltato la poesia di Mariangela Gualtieri, 9 marzo 2020, letta da Mariangela Gualtieri e rappresentata visivamente da Roberto De Grandis. In questi giorni, riguardando i libri che ho sul tavolino del mio salotto, mi sono resa conto che, forse come tutti, insomma, tengo ovviamente i libri che mi piacciono di più, quelli in bella vista sono questi. E ho pensato che mi piaceva, per questa idea di artisti da casa, fare una dedica a chi questi autori me li ha fatti scoprire nel corso degli anni. Il libro di oggi, e quindi l'autore di oggi, si chiama Rodolfo Wilcock. Il libro si chiama Frau Teleproku, è un vecchio libro edito da Delphi, e me lo fece scoprire molti anni fa il mio amico Michele Bertelli, al quale dedico la lettura de I docenti. La famiglia dei docenti si distingue per le seguenti caratteristiche. Testa priva di pelo e coperta da papille verrucose intensamente colorate. Caruncola carnosa, pendente ma erettile, situata alla base della mandibola superiore. Naso corto, grosso, ricurvo. Il corpo è voluminoso, specialmente nel maschio, il quale presenta in mezzo al petto, tra il pelo, una gibbosità molliccia. Le braccia, piuttosto ampie, sono arrotondate, eppure arrotondato è il sedere, formato da 18 pieghe di carne, che nel maschio possono stendersi a guisa di ventaglio. Il pelo del corpo è abbondante, ha riflessi metallici, e i piedi sono lunghi, robusti, muniti di sperone. La famiglia dei docenti è rappresentata da un solo genere, docens docens. Il docente è di facile adattamento, rustico, e si nutre di castagne, di fagiole, di moltissimi altri frutti, di semi di piante legnose e erbacee, di lombrichi, di insetti. Ha abitudini piuttosto sedentarie, è di carattere mite, vive in gruppi di 5, 10, 15 individui. A giugno, quando chiudono le scuole, queste piccole società si sciolgono. Le insegnanti si allontanano dagli insegnanti che le cercano, le rincorrono e spesso per raggiungerle devono sostenere aspre lotte, talora sindacali, talora mortali, con altri docenti.
Intanto le insegnanti si preoccupano di scegliere un luogo nascosto e asciutto, riempito di foglie secche con molta diligenza. Così la mamma amorosa e previdente assicura la nascita dei suoi piccoli e delude le mire dei maggiori nemici, lo studente, il cane, il bidello. I docentini sono precoci. In capo a una quindicina di giorni cominciano a insegnare. Hashtag artisti da casa. Ci ha salutato con l'ultimo pezzo Francesca Iraudo, Mariangela Gualtieri insieme a Roberto De Grandis e poi Francesco Tonti, Federico Mecozzi al pianoforte e violino e ancora Daniele Maggioli, Alessia Canducci e poi Massimiliano Rocchetta, Alex Vignoto, Chiara Raggi e Marco Moretti, per concludere con Francesco Gabellini e la sua Strega. Ci vediamo la prossima settimana.